Presidente Sebastiani, il momento anche di raccogliersi per gli auguri, per questo brindisi, per augurare buon Natale, e ne approfittate anche per presentare questo progetto Abruzzo Senza Confini. Sì, sì, presentiamo questo progetto sul quale stanno lavorando i miei già da un po' di tempo, ed è un progetto che prevede l'apertura di un campus, di un Erasmus del calcio, no? È aperto a tutto il mondo, è aperto a tanti ragazzi che vorranno venire a Pescara con una serie di servizi dentro, perché siamo nella condizione di poter dare veramente tanto a questi ragazzi, e poi magari, perché no, trovare tra di loro i futuri campioni. Presidente, negli ultimi giorni si è parlato di questo avvicinamento del manager Mattioli. Con Marco Mattioli ci conosciamo da tanto tempo, mi è venuto a trovare due settimane fa, abbiamo parlato della possibilità, della mia volontà di se c'è qualcuno di serio, di farsi da parte. Lui avrà dei contatti, al momento io offerte non ne ho avuto e non ne ho registrate, però magari da qui a qualche tempo ci porterà qualcosa. Su Danilo Iannascoli, che è tornato a parlare con toni che sono sembrati concilianti, anche se poi c'è sempre questa avvertenza in tribunale, almeno un procedimento si è chiuso, un altro è tuttora in corso. Ma io non ho ascoltato quello che ha detto Danilo, in tanti oggi mi hanno telefonato per dirmi che è stato molto conciliante, ma io non sono mai stato, nessuno l'ha cacciato, ha fatto tutto da solo, probabilmente magari il tempo gli ha restituito un po' di serenità e forse si rende conto di quello che ha fatto in questi anni, perché nessuno l'ha mandato via, ha fatto tutto da solo. Nell'anno 2015, dove ha detto che era stato estromesso, se voi della stampa riprendete le volte che è venuto nelle varie televisioni a parlare di strategie aziendali da amministratore delegato, forse non si contano, e chi l'avrebbe estromesso. Quindi mi fa piacere se lui è tornato sui suoi passi, o ha capito magari che forse qualche errore l'ha fatto anche lui, quindi probabilmente vivrà meglio questo momento. Tempo di pace, possiamo dire, Presidente? Non c'è un tempo di pace se non c'è un tempo di guerra. Io la guerra non l'ho mai fatta a nessuno, non ho denunciato nessuno. Tra le altre cose, adesso non voglio fare polemica, ma quello che è stato fatto stride veramente con quello che lui ha scritto nel suo bilancio, perché se uno leggesse quello che ha scritto nel suo bilancio delle quote del Pescara, si dovrebbe domandare qual è il bilancio che è nullo. Però non voglio fare polemiche, non mi interessa fare polemiche, registro questo suo cambio di atteggiamento, mi fa piacere, ma non cambia nulla. L'ultima, Presidente, due partite per chiudere l'anno solare e poi anche il momento degli auguri, no? L'auspicio per queste ultime due partite e gli auguri alla tifoseria. Ma l'auspicio è di fare il massimo, perché adesso siamo in un momento buono, speriamo di continuarlo. Gli auguri sono per tutti, perché in questo momento c'è veramente bisogno, nella speranza che si possa continuare ad essere liberi. Buon Natale, Presidente. Grazie anche a voi.